Beni immobili e mobili registrati, somme di denaro e disponibilità finanziarie per oltre 800.000 euro sono state sequestrate dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania nei confronti della Future Times Multimedia SRL, impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio di apparecchiature di telecomunicazioni e telefonia con sede a Valverde, rappresentata da Sebastiano Daniele Coci, 41 anni, indagato per il reato di utilizzo di fatture false. Nello specifico, al fine di evadere le imposte, Coci aveva creato dei documenti contabili passivi, autoproducendosi le fatture d'acquisto, così da ridurre drasticamente in modo illecito gli utili finali dell'impresa. Un artificio reiterato negli anni d'imposta, dal 2012 al 2014, realizzato con l'inserimento in contabilità di fatture per operazioni inesistenti pari a oltre 1.300.000 euro, a fronte delle quali il profitto criminale realizzato, pari alle imposte evase, è stato di 808.000 euro. Le indagini sono partite dopo una verifica fiscale eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania nei confronti della Future Times Multimedia SRL alla fine del 2016, nel corso della quale sono state scoperte diverse fatture emesse da fornitori di nazionalità cinese che, oltre a presentare tutte il medesimo format, erano caratterizzate dall'indicazione che il relativo pagamento era avvenuto esclusivamente per contanti. Oltre a ciò, l'indagato, al solo scopo di pareggiare in contabilità le giacenze finali della merce relativa ai fittizi acquisti con quelle realmente presenti in magazzino, perfezionava il circuito illecito alla fine dell'anno con false vendite a stock caratterizzate da sconti addirittura pari al 95% del valore dei beni.